Piacere Simone. Piacere Dalila. Vabbè, all'antica? Meglio, sì. Ah, vedo che hai fatto il Pfizer. Sì, sì, prima e seconda dose. Sintomi? Nessuno, nemmeno una linea di febbre. Ah, anche tu hai fatto il Pfizer. Sì, prima e seconda dose. E anche l'AstraZeneca. Prima e seconda dose. E Johnson & Johnson? Prima e seconda dose. Ma il Johnson è una sola. No, me ne ho fatte due per sicurezza. Domani c'ho pure il Moderna, così le ho fatte tutte. Bravo! Sintomi? No, nessuno. Solo con tutti questi vaccini adesso il braccio destro lo uso come salvadanaio. Che bello! Complimenti! E che fai nella vita? Io lavoravo in un ufficio, ma adesso sto a casa. Ti hanno licenziata? No, smart working. L'azienda mi tratta benissimo, stipendio regolare. Poi da poco mi hanno dato il completo nuovo. Giacca, cravatta, camicia e pigiama. Tu? Io sono un DJ. Wow! Vocalist, cantante, intrattenitore, insomma faccio divertire la gente. Che bello! Sì, sì, fai conto che lavoro praticamente ogni sera. Complimenti! Sì, ma soltanto in estate però. Ah. Perché poi il resto dell'anno lavoro da casa. Smart working? No, TikTok. Presente pappa. Para, pa, 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 pa. Vabbè, in quest'ultimo periodo ci sono rimaste ripercussioni in merito al lockdown? No, per fortuna tutto ok. L'unica cosa che mi è rimasta è che quando mi affaccio in balcone devo gridare almeno 3 volte e ce la faremo. 3 volte? Sì, anzi sono migliorata. Io in zona rossa sono arrivata a gridarlo anche 12 volte di seguito. Io ero una ce la faremo dipendente. No, no, però ne sto uscendo. E tu? No, io sono ritornato alla vita di sempre. Anche se mi è rimasto un piccolo vizio. Quale? Passeggiare il cane. Perché prima non lo passeggiavi il cane? No, prima non l'avevo il cane. L'ho preso in lockdown e mi è rimasto il suo vizio. Tranquillo, non ti preoccupare, ce la farei. Ce la farai, ce la farai. Ce la farò. Ce la farai, sì, E niente, tu mi piaci. Anche tu mi piaci. Ti va se ci fidanziamo ufficialmente? Sì, per me va bene. Però fino a settembre. Assolutamente sì, da ottobre in poi viaggiamo di mese in mese in base alle restrizioni. Se siamo in zona gialla rimaniamo insieme. Se siamo in zona arancione da ricontrattare e in zona rossa... Ci lasciamo. Perché io l'ultima zona rossa con la mia ex, lei abitava 2 traverse dopo la mia, io queste relazioni a distanza non riesco a mantenerle. No, io infatti in zona rossa mi fidanzo solo con ragazzi che abitano di fronte al mio palazzo. Giusto. E allora è fatta. Sì, è fatta. Aspetta, capisco che siamo all'aria aperta, però così siamo troppo vicini. Giusto. Andiamo a prendere un gelato? Sì, certo, però offro io, eh? Ah, va bene.